Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui coi suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura?
Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Che cosa ci faceva poi una donna al pozzo di Giacobbe a mezzogiorno, nell'ora più calda in Palestina? Un orario assolutamente improponibile ad una donna di andare a prenderla. Al pozzo si va al mattino presto o quando il sole tramonta. E poi il pozzo è il luogo dell'incontro. Grandi patriarchi hanno incontrato le donne della loro vita al pozzo. Il pozzo è il luogo dove si chiacchiera del paese. Il pozzo è il luogo dove addirittura le famiglie si mettevano d'accordo per i matrimoni. Una donna nell'ora più improbabile. Che cosa aveva questa benedetta donna nel proprio cuore? Va a mezzogiorno perché così nessuno la può vedere. Va a mezzogiorno perché così nessuno la può incontrare. Va a mezzogiorno probabilmente perché è stanca di vedersi addosso gli occhi dei compaesani e magari anche quelle lingue biforcute che ti cavano la parte più bella che hai, che si chiama anima. E la samaritana va al pozzo a mezzogiorno per questo. Lo scopriremo dopo è vero che gli esegeti, ma non è questo il momento, i 5 mariti, il marito che aveva non era il marito, l'immagine dei popoli che sono entrati appunto in Samaria, però io non entro in questi dettagli esegetici, mi permetto proprio di darvi questa lettura spirituale, spero che possa servirci in questo itinerario di Quaresima. Questa donna va al pozzo perché è stanca del giudizio delle persone. Arriva al pozzo e quel giorno gli va proprio male, perché non solo incontra un uomo, e già questo poteva allarmarla, ma incontra un giudeo. I giudei che quando incontrano i samaritani sputano per terra, perché i samaritani sono un popolo di infedeli, un popolo senza Dio, primo popolo che 700 anni prima della venuta di Cristo ha rinnegato l'alleanza con Yahweh, un popolo che piuttosto di andare a Gerusalemme, al Tempio, si era costruito un piccolo tempietto che tra l'altro quando Gesù è venuto nel mondo quel Tempio era già stato distrutto per opera degli ebrei, e gli ebrei addirittura fanno festa nazionale ricordando la distruzione del Tempio dei Samaritani, questo per dirvi che amicizia c'era tra l'uno e l'altro. Questa donna arriva al pozzo, incontra un uomo, incontra un giudeo, è pronta a sentirsi addosso la critica, il giudizio di questo benedetto uomo, e questo benedetto uomo che è Gesù gli dice: donna, ho sete. Il Signore inizia a parlare con questa donna, sguardi capaci di incontro, questa donna in questo
Il Signore incomincia ad incontrare questa donna mostrando a lei la sua fragilità. Era mezzogiorno, probabilmente Gesù con i suoi discepoli avevano fatto un lungo cammino, stavano probabilmente attraversando appunto la Samaria per arrivare a Gerusalemme. Dammi da bere. E noi sappiamo che quando il Signore parla non dimostra solo un bisogno fisiologico, che sicuramente aveva sete, ma un bisogno del cuore. Donna, ho sete di te, ho sete di quella parte più vera di te, ho sete di quella parte che tu nascondi, ho sete di quella parte di cui magari tu ti vergogni per il giudizio della tua gente, per la calunnia di tanti, per questo sguardo che tante volte ti porta via la tua bellezza. Donna, ho sete. Questa donna incomincia a mettersi sulle difensive. Che vuole sto qui? Io sono venuta qui al pozzo tranquillamente in un'ora dove non volevo incontrare nessuno e questo qui mi chiede dell'acqua da bere. Poi perché tu che sei giudeo parli con me che sono una samaritana? Lasciami tranquillo. Signore, lasciaci tranquilli. Che abbiamo già le nostre paturnie tutti i giorni. Signore, abbiamo la casa, la famiglia, il lavoro. E poi dobbiamo far quadrare i conti. E poi i figli. E poi questo. E poi quest'altro. Sì, almeno tu. Almeno tu. Questa samaritana che rappresenta il popolo di Israele, la sposa infedele che al pozzo sta incontrando il suo vero sposo, ci rappresenta tutti, cari amici. Ma guardate il Signore, faccio in fretta, guardate il Signore che cammino fa fare a questa donna. Siamo al pozzo tu devi scendere per attingere l'acqua, vero? Il Signore la fa scendere dentro il pozzo del suo cuore. Vai a chiamarmi tuo marito. Questo qui prima mi chiede l'acqua, poi incomincia ad entrare nella mia privacy. Ma questa donna ha capito che quest'uomo non la sta giudicando, non la sta martirizzando. E allora lei entra nel pozzo del suo cuore e gli dice: Signore, io non ho marito, ho una vita dissoluta, ho una vita non chiara, ho una vita che assomiglia un po' alla sete che ho. Ogni giorno devo venire a prendere l'acqua perché come il mio corpo ha sete, così il mio cuore costantemente ha sete. Hai detto la verità, donna. Sei scesa. Non hai tenuto sulla maschera della bella messa domenicale e poi fuori... Non hai messo su la maschera del perbenismo religioso e poi se ti viene chiesto un'unghia per chi magari non può avere quello che hai tu, ah, ho pagato il ticket a te Signore, basta. Che la gente stia peggio di me non sono affari miei. Che ci siano dei poveri nel mondo non sono affari miei. Io ti pago il ticket giù in profondità. Quando incontri il Signore, caro amico che sei qui, dentro nel pozzo del tuo cuore, raccontagli chi sei, raccontagli quello che hai dentro, vai giù, perché poi Lui ti fa risalire, come quando appunto prendi l'acqua al pozzo, in un movimento ascendente, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere. Se tu conoscessi chi è appunto il Signore nella tua vita, che è colui che davvero può dissetare quella sete che abbiamo dentro, quella sete che tante volte ci fa andare a bere acqua stagnante, acqua andata male, se tu conoscessi il dono di Dio. E allora ecco questo movimento davvero che ti fa salire. Signore, dove dobbiamo adorare Dio? A Gerusalemme o qui? E il Signore dice: nel tuo cuore, perché tu da oggi non sei la donna ripiudata da 5 mariti, tu sei la casa di Dio, il tempio di Dio. E se tu scopri questa cosa, tu diventi acqua che zampilla per gli altri. Quando una persona è abitata da una notizia, da un evento, da un qualcosa di grande dentro,
Potete chiudergli la bocca, ma quella notizia esce dal cuore, esce dai movimenti, esce dalla pelle, esce appunto dalla luce di quel volto. Se tu conoscessi Dio e chi è colui che ti offre la verità di te stesso, tu stessa gli domanderesti: dammi da bere. E se incontri veramente Dio, ma non il Dio che hai incontrato tanti anni fa, il Dio che ogni giorno al tuo pozzo ti desidera incontrare, quel Dio che ogni giorno desidera stare un po' con te. Che cristiani siamo se pensiamo a Dio una volta alla settimana e se poi non lo riconosciamo nel volto di tanti nostri fratelli? La persona che si veste di individualismo non è cristiana. La persona che dice io penso per me non è cristiana. So di essere blasfemo, vi chiedo scusa, ma potete salire a prendere una manciata di eucaristia, di metterla tutta in bocca. Ma se tu non entri nel profondo di te e poi non vieni su ogni giorno per incontrare questo Dio, non possiamo dirci cristiani. E sapete chi incontra Dio cosa fa? Quella donna pianta lì la brocca. È bello l'evangelista Giovanni, che è l'evangelista teologico, l'evangelista dei grandi segni, ci racconta che questa donna che ha incontrato Gesù, sono io che ti parlo, pianta lì la sua brocca, quasi a dire: ok, da oggi la mia vita cambia. Questa brocca che mi ha tenuto compagnia per tanti giorni, io che venivo qui ad attingere l'acqua perché avevo paura di me stessa, il giudizio delle persone, tu mi hai regalato un'identità nuova. E allora la brocca la pianto lì e vado a dire ai miei compaesani: ho incontrato il Messia perché questo mi ha detto tutto quello che ho fatto, cioè mi ha letto nel cuore. Ecco chi è il cristiano, ecco il cammino che siamo chiamati a fare in questa quaresima: entrare nel nostro pozzo, incontrare il Signore che ci fa sentire preziosi, per poi dirlo a tutti, senza paura. Sei disposto a lasciargli la tua brocca? Domandatelo. Sei disposto in questa settimana ad incontrare colui che ti può dare uno sguardo nuovo sulla tua vita? Ti prego, domandatelo, perché ne va della nostra verità. Sapete qual è il rischio? È di girare a fine del mondo con una piccola brocca, con la paura di essere visti dagli altri, con la vergogna di sentirci giudicati, ma soprattutto con la disperazione di non volersi bene. Questa donna, dall'incontro con il Signore, ha imparato a volersi bene, come Dio ci vuole bene. Amen.